I sottotitoli, un po' come questi, sono una delle funzionalità più interessanti ma anche più sottovalutate all'interno dei video. Ma quali sono le funzionalità nascoste più interessanti, soprattutto qui su YouTube? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti e bentornati, io sono Marabi e in questo canale parliamo di come far crescere un pubblico e aumentare le vendite con i video online. Se trovi informazioni utili in questo video, assicurati di mettere un bel like, perché credimi, fa davvero la differenza. Tutti i link delle cose di cui parlo li trovi qui sotto in descrizione, compreso quello per la guida gratuita all'apertura e alla gestione di un canale YouTube aziendale nel 2021. Ma buttiamoci nel video di oggi. I sottotitoli sono una cosa decisamente importante per due principali motivi, o meglio, dividiamo due categorie di sottotitoli: quelli che possiamo montare direttamente all'interno del nostro video e quelli che invece possiamo caricare per poter sfruttare le funzioni della piattaforma di utilizzo dei sottotitoli, magari anche con la traduzione automatica. Sono molto importanti perché in un'epoca in cui la chiamiamo l'epoca dello scroll compulsivo, so che è anche un po' brutto da dire in questa maniera, ma effettivamente è così, perché nel momento in cui siamo col nostro telefono e stiamo sostanzialmente navigando all'interno dei social eccetera eccetera, nella maggior parte dei casi non lo stiamo facendo in un momento specifico in cui ci possiamo immergere all'interno dei video, perché magari, come dico spesso, lo stiamo facendo durante una riunione che è particolarmente pallosa, lo stiamo facendo nel momento in cui siamo in coda da qualche parte, lo stiamo facendo magari in mezzo a tanta gente, per cui non vogliamo far partire i nostri video con l'audio. Bene, se noi inseriamo i sottotitoli all'interno del video, sarà molto più facile che lo spettatore seguirà quello specifico video. Per cui iniziamo a fare questa prima macro considerazione. I sottotitoli all'interno del video sono prevalentemente indicati, uno, per tutte quelle che sono le video ads, sia che spingiamo tramite Facebook, tramite YouTube, tramite Google, tramite TikTok o tramite altre piattaforme, per cui nel momento in cui stiamo parlando di ads, i sottotitoli in video sono un'ottima cosa. Altra cosa è, per esempio, per quanto riguarda la nostra pubblicazione su piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn e magari anche come TikTok, per quanto riguarda tutti quelli che sono i video brevi, da 1, 2, massimo 3 minuti. È vero che anche all'interno di Facebook abbiamo le funzionalità dei sottotitoli che possiamo utilizzare, ma nella maggior parte dei casi gli utenti che navigano su Facebook non hanno quella funzione attivata. Discorso differente invece per quanto riguarda YouTube, dove è bene non inserire i sottotitoli in video, a meno che ci andiamo a studiare una posizione differente rispetto al classico sottopancia, perché all'interno di YouTube è molto frequente l'utilizzo della funzione dei sottotitoli, specie nel momento in cui stiamo guardando magari dei video in una lingua che non padroneggiamo e per cui i sottotitoli sicuramente ci aiutano a poter seguire quel video. Ma altra cosa molto interessante è il fatto di poter utilizzare la generazione automatica dei sottotitoli, soprattutto da parte di YouTube, per poter scaricare facilmente quella che è la trascrizione dei nostri video, che ci potrà aiutare anche a creare un post, a creare la descrizione del nostro video, a creare più post all'interno dei social, a creare un articolo del nostro blog, proprio modificando appunto quella che è la trascrizione. Ma seguitemi fino alla fine di questo video anche per vedere come maneggiare nella maniera più semplice possibile i sottotitoli e come crearli anche in maniera automatica. Ma prima di fare questo canale è particolarmente interessante, perché nel momento in cui atterriamo comprendiamo che è un canale asiatico, non sappiamo se è esattamente cinese, giapponese, coreano, non conosco la lingua veramente, ma la cosa che ci colpisce è che invece tutti quanti i titoli sono in italiano. Questo perché questo canale, questo creator, che tra l'altro è un creator da praticamente 3 milioni di iscritti, sta utilizzando nel modo corretto la funzione dei sottotitoli di YouTube. Tant'è vero che nel momento in cui andiamo ad aprire un video e notiamo che qui sotto è il titolo è in italiano, ma qui sopra invece è nominato nella lingua di base, ok? Nel momento
momento in cui noi facciamo partire il video, vediamo che sostanzialmente abbiamo qui sotto i sottotitoli che sono appunto originati sostanzialmente in italiano. I sottotitoli li attiviamo da questa iconcina qui in basso, non solo, andando sulla rotellina delle impostazioni alla riga dei sottotitoli possiamo attivare tutte quelle che sono le lingue che sono state impostate appunto dal creator. È una funzionalità molto interessante perché vediamo che possiamo agire direttamente su quello che è il titolo e anche su tutta quella che è la descrizione, che come potete vedere è anch'essa esattamente in italiano. È una funzionalità molto molto interessante. Come operare questa modalità, che ci dà un aiuto anche da un punto di vista in qualche modo della SEO? Nel momento in cui noi andiamo ad atterrare su quello che è un video che abbiamo caricato, sostanzialmente che cosa dovremo fare? Dovremo andare in quelli che sono i sottotitoli. Nel momento in cui siamo nella tab dei sottotitoli, dopo che abbiamo pubblicato il nostro video, e qui a seconda della lunghezza del nostro video YouTube potrebbe metterci qualche minuto o anche magari una mezz'oretta, un'oretta per originare i sottotitoli, per cui magari se vogliamo andare a sincrono con quella che è la nostra pubblicazione è bene che magari ci carichiamo il nostro video come privato per generare i sottotitoli in maniera automatica, poterli ottimizzare, poter estrapolare il testo eccetera eccetera prima poi di andarlo a pubblicare veramente. Ma ora che cosa ci troviamo? Ci troviamo che abbiamo il sottotitolo in italiano creato automaticamente e che è stato pubblicato. Noi da qui cosa possiamo fare? Possiamo scaricare direttamente i nostri sottotitoli, annullare la pubblicazione e eliminare. Se andiamo a scaricare, il sistema ci chiederà in quale formato di quelli universalmente riconosciuti per quanto riguarda i sottotitoli vogliamo scaricarlo: VTT, SRT, SVV. Queste sono tipologie di file che sono specifiche per i sottotitoli e che vengono lette dai programmi di editing o i programmi di sottotitolazione nella maniera corretta. Ora, qual è l'unica difficoltà? È che se noi andiamo a scaricare i sottotitoli in questa specifica modalità ci troveremo dei sottotitoli con timing sovrapposti. Che cosa significa? Significa che siccome YouTube utilizza sottotitoli a due righe, è nel momento in cui parte il primo sottotitolo, a metà diciamo del timing del primo sottotitolo parte il secondo e così si sovrappongono, per cui in questa maniera nel momento in cui li scarichiamo da qui troveremo difficoltà nell'utilizzo di questi sottotitoli, soprattutto nel momento in cui li importiamo per esempio su Premiere. Ora che cosa possiamo fare? Andiamo in duplica e modifica e in questo momento YouTube ci propone qui nella tab di sinistra tutta la trascrizione del nostro video generata in maniera automatica. Certo, c'è qualche difficoltà, qualche errore. Per esempio qui io sono Manabi e invece qui è stato tradotto io sono Mali e ok? Ma noi che cosa possiamo fare? Cliccando sui tre pallini possiamo andare a scaricarci direttamente i sottotitoli e ce li scaricherà esattamente in formato TXT, per cui ci troveremo un testo che è esattamente come quello che vediamo qui in questa schermata. Molto utile, come dicevo prima, per creare la trascrizione, per creare un blog post eccetera eccetera. Ecco, qui abbiamo qui sotto i nostri sottotitoli automatici, qui sopra quelli aggiornati dal creator. Andando in modifica, ecco che i sottotitoli compaiono con il corretto timecode. Noi possiamo andare a modificarci direttamente i sottotitoli per modificare errori di battitura, errori di trascrizione eccetera eccetera. Una volta fatto questo possiamo semplicemente andare qui e di nuovo andare a cliccare su scarica e scaricarci i sottotitoli, che a questo punto sono con un time code continuo e per cui ci dà l'opportunità di poter essere lavorati nella maniera corretta su quelli che sono i software di editing e di post produzione. Una funzionalità davvero interessante. Ma non solo, non ci fermiamo qui. Con i potenti mezzi di YouTube e quindi di tutta la suite di Google, andando a cliccare su aggiungi lingua, ecco che abbiamo l'opportunità di ottenere una traduzione automatica nel nostro video. A questo punto noi scegliamo inglese generale, ecco che qui si apre la magia, perché ci compaiono questi due pulsanti con aggiungi, dove cliccando su aggiungi uno abbiamo l'opportunità di inserire il titolo scritto in inglese e di conseguenza la descrizione scritta in inglese. Molto molto interessante per il nostro pubblico, anche per espandere il nostro canale verso altri confini.
potrebbe essere una modalità interessante soprattutto per la nostra nicchia. Torniamo su annulla e chiudiamo questa modalità. Possiamo andare invece nella sezione sottotitoli, clicchiamo su aggiungi. A questo punto abbiamo l'opportunità o di caricare il file corretto in formato SRT o negli altri due formati in cui abbiamo già ottenuto la traduzione del nostro video, oppure possiamo andare a digitare manualmente i nostri sottotitoli sfruttando anche la timeline che abbiamo qui sotto per andarli a sincronizzare, oppure andiamo a cliccare traduzione automatica. Cliccando traduzione automatica, ecco che YouTube ci ha generato automaticamente i nostri sottotitoli in inglese e mettendoci sempre sopra la frase in italiano. A questo punto noi li possiamo sostanzialmente andare a modificare, oppure se ci piacciono andiamo a cliccare su pubblica. Ed ecco qui che abbiamo anche la nostra lingua inglese creata. Se a questo punto noi ci andiamo ad aprire il nostro video, in questo caso il sottotitolo è in italiano perché nelle impostazioni era preimpostato su italiano, ma se noi andiamo a cliccare sulla nostra rotellina, andiamo a selezionare i sottotitoli, ecco che qui abbiamo quelli in italiano generati automaticamente. L'italiano invece che potenzialmente noi abbiamo corretto, ma in realtà non l'abbiamo fatto, e poi abbiamo quelli in inglese generati automaticamente. Nel momento in cui facciamo partire il nostro video, ecco che noi abbiamo tradotto automaticamente quello che è il nostro video, che ci darà magari l'opportunità di aggredire anche un mercato estero. Quanto è figa e soprattutto quante opportunità ci dà questa funzionalità di YouTube. Abbiamo l'opportunità di rendere più interessanti i nostri video, abbiamo l'opportunità di seguire i nostri video anche a persone magari non udenti. Abbiamo l'opportunità di poterci scaricare tutto il testo e la trascrizione dei nostri video per poter rimaneggiare quel testo per articoli, post, blog, eccetera, eccetera. E abbiamo l'opportunità quindi di allargare i confini dei nostri video, soprattutto se produciamo solo ed esclusivamente video in italiano, come ad esempio faccio io, dando l'opportunità di avere anche il titolo in un'altra lingua e anche la descrizione in un'altra lingua. Ma c'è un'ulteriore chicca. Se mi segui da tempo su questo canale, avrai magari già visto questo video, altrimenti mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella per poter ricevere tutte le notifiche su tutti i video che pubblichiamo, tra cui il video di Clips. Clips è un'app che è gratuita ed è già inserita all'interno di iPhone, che mi permette di generare i sottotitoli tramite l'intelligenza artificiale di Siri e registrarli direttamente intanto che stiamo registrando il nostro video. Per cui ti suggerisco di andarti a vedere il video su Clips, lo trovi qui sopra sulle schede se funzionano dal dispositivo da cui stai guardando, altrimenti trovi il link qui sotto in descrizione. È una funzionalità incredibilmente interessante, soprattutto anche per le stories o per i video social che pubblichiamo appunto sulle varie piattaforme. Con questo il video è quasi praticamente finito. Mi raccomando, scrivimi nei commenti se stai già utilizzando i sottotitoli o quali sono le difficoltà che trovi nell'utilizzare i sottotitoli. Metti un bel like a questo video, mi raccomando, fa davvero la differenza. E qui sotto in descrizione trovi sempre il link per la guida gratuita su come aprire e far performare un canale YouTube aziendale nel 2021. Noi ci rivediamo settimana prossima. Salute!